Buon pomeriggio a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, una piccola premessa, se avete visto la copertina di questo video, che ho scritto Poveri Illusi, ed è una piccola provocazione positiva, non è certamente un attacco a qualsiasi persona, visto che oggi è venuta fuori la notizia che ci sarebbe la possibilità, o comunque quasi la conferma, che Dybala va a fine stagione all'Inter. Allora, però, siccome in questi giorni se ne sta parlando di tanti giocatori che arrivano, che vanno, che arrivano, che vanno, ecco, io voglio farvi sentire due audio. Il primo è di Ibrahimovic quando arrivò, le parole che disse quando arrivò alla Juventus, e il secondo poi giustamente si parla di Dybala. Incominciamo con Ibrahimovic, sentite cosa diceva. Juventus è un club di uno dei migliori nel mondo e questo di top. Dopo Juventus non c'è, perché Juventus io penso di ultimo. This is the last stage you can take in a career. If you want to volare giocare in più grande Juventus, there is no più grande di Juventus. Juventus is one of the best teams in the world and one of the biggest club in the world. Ascoltiamo Dybala 6 anni fa quando arrivò alla Juventus. Mi hanno detto che la Juventus mi voleva e io ho fatto la mia decisione e l'ho detto subito che voleva venire qua per tanti motivi. E uno di quello è che mi piace sempre vincere a tutte le cose che faccio e penso che questa sia la squadra perfetta per cominciare a vincere la mia carriera. Allora, avete sentito questi due audio, ok? Che sarebbero poi due giocatori che 9 anni fa e 6 anni fa arrivarono alla Juventus come un evento. Questo fa capire che non c'è nessun giocatore rispetto magari a 20 anni fa che magari potevano dire la mia squadra non sarà altra che la Juventus, quindi infatti poi si sono dimostrati che sono rimasti fino alla fine carriera. Guardate bene, anche perché Ibrahimovic è andato alla Juventus, poi dopo cosa ha fatto? È andato all'Inter, è andato al Milan, ma nessuno ha mai detto Ibrahimovic è quello che è, ma perché non si sa, no. Quindi stessa cosa di Dybala: se Dybala domattina va via all'Inter, io non ho mai creduto della fiducia di dire rimarrà un giocatore come poteva essere un Del Piero che finiva la carriera a Juventus. Era impossibile, immaginabile. Lasciamo stare il contratto, non contratto, la Juventus non ha accettato. Dybala, ancora un altro anno alla Juventus. Avrebbe fatto il solito 30 anni quest'anno, perché fisicamente lui basta un allungamento, si strappa, è un bravissimo giocatore quanto vuoi. Allora mandiamolo all'Inter, che vada dove vuole, ma non ci interessa. A meno, da parte mia, non mi interessa. E questo voglio farvi capire, che comunque qualsiasi giocatore importante che abbiamo avuto nella Juventus, come può essere anche, tra parentesi, non ho fatto altri nomi, ma Higuain, Mandzukic, tanti giocatori che hanno fatto bene alla Juventus, hanno fatto vincere diversi titoli, però poi dopo se ne sono andati. Io non vedo tutto questo accanimento nei confronti di Dybala. A me non me ne frega niente, ha scelto la sua strada, la Juventus ha scelto la sua strada. Basta, le due strade sono divise e lui potrebbe andare tranquillamente anche al Poggibonsi, al Monza, che ne so io. Però il problema nostro è già finito a marzo. Quindi non stupiamoci in questo momento che va all'Inter. Certamente qualcuno mi dirà: ma c'è la Coppa Italia, ok, addirittura adesso i tifosi non vogliamo neanche più vederlo in campo, ma questa cosa qua non è una cosa che perché adesso la Juventus è andata in Coppa Italia, è andata in finale con l'Inter. Perché questa cosa qua si sapeva già da marzo che andava via. Quindi questo tran tran, queste voci, queste cose insistenti per dire ma siamo d'accordo e quindi la società ha fallito. Ma la società, sono già 3 mesi che abbiamo già fallito, se qualcuno la pensa così. Perché comunque gli accordi sono finiti a marzo. Quindi se Dybala in questo momento andasse, come dicevo io, al Poggibonsi, che stimo, ci mancherebbe, o andasse in qualsiasi altra squadra della Serie A, a noi già da marzo non ci interessa più, basta che sia chiuso lì. Il famoso bacio, ba, bacio ba, il famoso bacio quando sono i gol, sono tutte scene, uno di marketing sicuramente, e poi queste scene di amore eterno non esiste. Capitemi il discorso qual è. Quindi quando io vedo Dybala che oggi le notizie sono quelle che andrà all'Inter, ma che vada dove vuole, a, no, a me
personalmente non interessa, anzi ti posso dire che mi sono liberato così del pensiero, così magari in prospettiva ci potrebbe essere un nuovo giocatore che possa dare tanto una continuità di gioco e meno infortuni. Ok? Per il momento è questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. E come sempre, forza Juve fino alla fine. Ciao!